Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il vostro Mitterri ed eccoci qui per un episodio di God of War Ragnarok. Siamo qui con Atreus e Kratos, pronti a continuare l'avventura odierna. Grazie per il supporto che stanno dando alla serie, tante view, questo mi fa molto piacere, ma qualche like ragazzi, posso fare la differenza. Non per voi, ma per fare in modo che questo video, cioè che i video, gli episodi, arrivi un po' più a gente possibile. È un piccolo gesto, a voi non vi costa nulla, ma me ne sarete davvero grato. Lascio stare questo momento marchettone, vi ringrazio. Torniamo alla nostra storia magica. Io ho andato al menu PlayStation. E allora, abbiamo liberato Tyr, un dio della guerra distrutto mentalmente, ma che ora sembra essersi un po' ripreso, visto che sono anni e anni, forse anche secoli. In una chiusa miniera con un Odino che lo torturava psichicamente, aveva qualche magia, qualche illusione di cui lui è mago, e insomma si vede che è stato davvero traumatizzato da ciò. Sta di fatto che per ora si è ripreso, e dopo che Atreus ha fatto la sua scappatella a cercare di trovare Freya e chiedere aiuto perché sa che lei aveva bisogno, si è tornato indietro vedendo che Kratos ha un piano, vuole andare avanti non per nascondersi ma per trovare risposte. E Alfheim, l'altra di Grova, è il nostro prossimo obiettivo. Bello anche per giocare con Atreus, lo faremo altre volte. Devo dire che, se da parte Kratos è un po' più legnoso, mentre essendo un uomo muscoloso, grande, forzuto, e ha questi combattimenti, Atreus è molto più agile. Mi ricordava molto anche Robin che c'è in Gotham Knights col bastone a combattere, quindi un combattente agile, diciamo, arti marziali, agilità, capoeira, non so come definirla. Ma se è fatto davvero, ragazzi, mi è piaciuto tantissimo giocarci. Spero che potremo giocare con entrambi, anche potrei cambiare, chi lo sa. Ma per adesso, direi solo di andare avanti. Quindi, bando alle ciance e che il viaggio abbia inizio. Let's go! Allora, qui stanno ancora a mangiare, belli tutti. Direi che io posso semplicemente Grazie spostarmi. anche a te, Brock. Questi vestiti sono meglio di quanto pensi. Puoi dirlo forte, che non Oh. sai cosa ho barattato con il padrone di casa per avere quel seme di Yggdrasil. Padrone? Non è il padrone di casa. Ok. Perché è bellissimo che anche i tuoi tir, ma veramente una famiglia, là, è Brock e Cindy. Abbiamo scritto anche tantissimo su Brock e Cindy, come Brock sia morto dall'incidente e Cindy fa tutto per salvarlo, anche se forse Grazie. ha raggiunto solo tre delle sue quattro parti dell'anima e questo forse è rimasto blu perché è morente, forse appunto che è morto quindi è blu. Ma Cindy ha però mostrato di essere molto fratello. L'ha fatto sul serio. Tyr ha dormito nel mio ripostiglio. È una cosa normale per voi dei spilungoni? O solo per quelli rimasti imprigionati per secoli? Anzi, che è stato gentile, ha preso il suo letto. Dai, sì, non far così. Direi che potenziarci non so perché. Vorrei Dietro di trovare. te. Ci vediamo tra poco al passaggio, amici. Grazie, Oscaro. Direi di trovare altre cose perché voglio arrivare ad avere armi ancora più migliori. Non so potenziarle. E poi, quindi, potenziare quelle che sono le migliori armi. Adesso non c'entra niente della sua fuga notturna. Chissà se ce ne dirà. Ma se è fatto che davvero è giusto che lo sappia, Regro e Kratos, così come Brock sappia di quel che ha fatto Cindy per lui, così che sappia la verità, è giusto. Scusatemi, signore. Lo scoiattolo. Vi dispiace se vi do una sbirciatina? Prometto che sarà breve. Cosa? Cosa? Bontà divina, che fisico poderoso! Capace di una straordinaria varietà di atti di violenza, immagino. Che cosa succede? È lo scoiattolo che si occupa dell'albero del mondo. Questo profumo delizioso. È ciò che penso? Scusate l'intrusione. Ah, certo! Resina d'ambra, nocciolato con una nota di nero di seppia. No. Non vi interessate di gastronomia, vedo. Un momento. Se tu sei Ratatoskr, perché non somigli a quello che viene in nostro aiuto? È una storia molto lunga. Oh! Ma hai detto bene, sono proprio Ratatoskr. Quello che conosci come Ratatoskr è solo uno dei miei aspetti spettrali. E uno particolarmente cattivo, per giunta.
Lo considero così diverso da me che è praticamente un'altra persona. A proposito, Rancore, ti va di venire a vedere i tuoi amici? Fanculo, da fare! Suppongo che c'era da aspettarselo. E comunque, adesso che l'ho ripulito di tutta la resina, rivolete indietro il seme? È un seme. Proprio così. Un seme di Yggdrasil, per la precisione. Visto che i nani hanno eseguito una piccola riconfigurazione, serviranno semi come questi per aprire nuove destinazioni sul mio albero. Il tuo albero, eh? Certo, è il mio albero. Ecco, ora te lo mostro. Raga, ma che stupendità questo nuovo personaggio così. Ah, è per questo che a Mastro Brock serviva un seme di Alfheim. Avete affari in allora, stai divino con Rami di Yggdrasil. Alfheim ti attende con un viaggio lungo e difficile. Terreni di allenamento di Niflheim c'erano ricompense segrete. Potrebbe ancora esserci questione sospesa a Svartalfheim. Scegli con attenzione. Nuovi sedi Ingasi per Alfheim, Niflheim ottenuti. Scegli verso quale regno vuoi viaggiare. Quindi, se è capito, ogni regno è... ogni seme indica solo un posto. Il seme che avete trovato sblocca Niflheim, un regno tanto antico quanto appiccico. Ma io dai, Alfheim, sinceramente. Comunque, davvero, che bel personaggio. Ratatorsk, cioè il scoiattolo dell'albero del mondo, quel che... diciamo, gestisce un po' tutto. Se mi sento parlare Svartalfheim rimane a vostra disposizione in qualche parte, però con i nani. Sì, la posso sentito parlare qualche mitologia, però wow, bella creazione. Cioè, se viaggiamo potresti raccontarmi la storia della tua visita al regno degli elfi. Sì, certo, cioè davvero fantastico. Ma questo gioco sta anche ampliando quella che è la mitologia norrena. È stato il nostro primo viaggio tra i regni col tuo tempio. Freya voleva unirsi, ma Odino le ha lanciato un incantesimo. Non può lasciare Midgard. È terribile. Sì. Poi ci siamo fatti strada contro degli elfi scuri per raggiungere la luce. Interferendo nella guerra degli elfi? Non per scelta. Dovevamo riempire il Bifrost e ci hanno attaccati. E gli elfi scuri la stavano coprendo con una roba d'arte. Dopo averla liberata, gli elfi chiari sono tornati. Ad Alfheim le cose sembravano migliorate. E ora? Ok, questo è un po' lento, però veramente stupendo. Stupendo, ragazzi. Alfheim. Guarda che bello. Da quanto tempo? Com'è cambiato? Da qui non saprei dire dove si trovi il tempio, ma è lì che giace l'altare di Groa. Oh, siamo anche in tre. Un bel gruppetto. Storia spezzata. Già, non c'è una soluzione semplice per quella. Vediamo un po' di tua palla. Allora, storia spezzata. Graffito, intenditore di elfi scuri. Vicino alla strada dei loro antenati, gli elfi antecedenti al diviso tra chiari e scuri. E il messaggio significa cosa esattamente? E perché? Forse gli elfi hanno visto la statua e l'hanno ignorata? Oppure sono semplicemente più interessati a domare la luce? Beh, sapere che a volte erano tutti insieme gli elfi fa credere che un po' queste guerre hanno portato davvero per te problematiche. Perdonatemi. Yoppo Sindri Raib Dul. Ecco qui ora Dulin, ufficiale minore di Nidavellir, città dei nani. Poi c'è Ratatorsk, uno scoiattolo grande e estremamente loquace che afferma di occuparsi del labio del mondo. Da fin troppo confidenza a chiunque, ma un aspetto innocuo e benevolo. I suoi aspetti spettrali ci hanno aiutato spesso e potrebbero farlo di nuovo. Ci ha rivelato che la pietra offerta da cena ad Atreus è un seme da usare nel viaggio tra i regni. Se continua ad aiutarci potrei riuscire a tollerare i suoi sproloqui. Questo è Kratos per forza. Da tutti i video e leggende di Mimir ci ha illustrato, nulla ha affascinato Atreus quanto la vita di Tyr. Un tempo dio della guerra di queste terre ha dedicato la propria vita alla pace. È un eroe, non solo per i mortali Midgard, ma anche per coloro che si trovano in terre lontane, con altri Pantheon, che spesso visitava in nome della diplomazia. Persino gli Jotnar lo rispettano. Si crede che i giganti siano scappati e fuggiti all'ira di Odino, almeno temporaneamente, proprio grazie al suo aiuto, cioè che Thor uccidesse tutti. Temo che il suo contributo sia minore di quanto Atreus spera.
sia come leader che come fonte di informazione, ma è probabile che lentamente recupererà le energie. La cosa più importante è che non ha intenzione di vendicarsi o guerreggiare per la regionia, e di questo sono grato. Quindi questo vedete come lui sia felice di questa cosa che Tyr non voglia vendicarsi, che sia diverso da quella che è lui, però guarda come va. Gli elfi combattono ancora. Sì, alla faccia del miglioramento. Proprio con il Filbun Guido sta arrivando, ancora combattere. Qua si può scendere. Peccato no. Vediamo un po' se. Come farci arrivare? Vediamo un po' se ci si può arrivare a che parte. Solo un'altra vittima della Eh sì, peccato, c'è cioè, però anche questo regno diviso fra le guerre tra elfi bianchi e scuri. La neve che entra. Ok, mi sa che possiamo tranquillamente andare avanti. E nel nostro. Mamma quanto è grande Tyr, fa impressione, cioè è un bestione. Cioè, questo sarà 2 metri, ti sarà 2,50 questi 3 metri. E poi la guida fa anche un po' più Fermo. di. Sento qualcosa là fuori. Sei molto È male. grosso. E soffio. Beh, ovviamente a questo tempo gli animali, come succedeva con Jormungandr, forse anche con la bestia di Brock, quindi lui sente tutto. Andiamo giù. Che cosa senti? Sembra una specie di animale. Come fa a vivere in una tempesta come questa? Ci sono molte grotte sotto al deserto. Non sono molto comode, ma gli elfi scuri fanno del loro meglio. Ah, anche qua c'è la celebra Ceri, mi sa di sì. Allora, uno è fatto. Devo trovare gli altri in teoria. Scende giù. Diciamo. Freyr non è mai tornato ad Alfheim, vero Mimir? No. Il destino del suo regno avrà avuto la precedenza. Del fratello di Freya. Sì. Lui però è di una stoffa diversa. Che peccato. Ci hanno attaccati loro. Quando entreremo sarà anche peggio. Davvero non c'è altro modo. Non è che ci lascino molta scelta. Così dice tuo padre. Sono solo ingenuo. No. Sei solo ottimista. Sì, lui è buono, tipo ma di tramite. Però ovviamente come l'ha bloccato con facilità quell'elfo. Tiro sarà potente, solo che sente. Non vuole più combattere, può evitare tutto ciò. Ma è troppo ottimista, diceva Vimir. Il tributo a Freyr fatto dagli elfi. Deve averlo lasciato qui quando si è precipitato a Vanheim. Che cos'è? Un ciondolo per scacciare gli incubi, quelli di Freyr. Conoscendo gli elfi, forse troveremo altri tributi. Meglio se proseguiamo, fratello. Non penso che abbiamo gli strumenti giusti. Neanche per quelli? Siamo arrivati È a così alto. del tempo. L'altra volta siamo arrivati dalla cima. Non mi ero accorto che ci fosse tutto questo. È un vecchio portale, costruito per promuovere la cooperazione tra gli elfi. Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi, che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Padre, ora vai tu. Bella. Sfortunatamente per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. Ah, In realtà gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Freyr, povero. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio. Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Sì! Tyr, tu continua a spingere. Eh sì, perché ormai è tutto degli elfi bianchi, se no non c'è più equilibrio. Ancora? Mi sento ormai sono tutti elfi bianchi qui e quindi l'equilibrio non viene rispecchiato, diciamo. Bravo, Atreus.
Entriamo? Eh sì, vada, mi miro che mi dici. Guarda, lì sta lì, qua c'è freddo. È un po' qua aspettarci, no? Cosa ci fa la statua di un elfo oscuro qui? Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì, gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra, prima che scoprissero il potere della luce. Wow, ma ci sono... Allora, le maschere bianche non sono con le ali di colore neri. Interessante. Ben fatto. Okay. Anche se immagino che gli elfi chiari non ne saranno felici. Dire di no. Comunque, bisogna aprire un po' come sarà questo fatto dei cristalli. Nome. Che gioco. A proposito di elfi chiari, lascia che gli parli di nuovo. Potrebbero... Meglio lasciargli fare quello che sanno. Ma guarda, tiri che ti chiede via, mamma mia, tiri. Eh sì, anche se non combatte, c'è, cioè, è potente. È diverso da come lo ricordavo. È potente. L'ultima volta era distrutto e ricoperto da roba d'arnia. Questi elfi usano la luce di Alfheim per migliorare il tempio. E senza aiuti esterni, sembra. Vabbè. Sembrano molto più pericolosi dell'ultima volta. Quelli erano dei semplici soldati. Proseguendo ne troveremo di più pericolosi. Ok. Un bel rimbombo, rimbombo. Ma ce l'abbiamo fatta, eh. Ti ci aspetta lì. Ti riesce che qua c'è lavoro da fare. Nulla di interessante per di qua? In effetti posso andare a vedere, c'è anche cassa. Ok, allora la statua è pulita. Prende il corpo, bisogna usare questa pietra perché rimbomba su questa pietra, rimbalza sul corpo per ucciderlo. Quindi va bene. No, andiamo a tutti, ci aspetta, intrepido, c'è anche il tempio di qua. Non fatemi arrabbiare se non vi uccido. Se questi elfi usano la luce per costruire porte e diventare più forti, cosa se ne fanno gli elfi scuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuna lo è quanto la luce stessa. Già, gli elfi chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalle tempeste. Quindi gli elfi scuri hanno ragione. Altre immagini poetiche della mente di Kvasir. Scusa, quindi allora gli elfi scuri vogliono fare bene, voglio portare la luce. Non voglio usare la luce, ma voglio conservarla. La mia lascia. Ottimo, c'è pure. Altri elfi chiari. Ne occupo io. Forse non è una buona idea. Tutti? Comunque, lo sciapo di dire quando il nostro, diciamo, colpo è giusto. Ehi là, amici, salve! Non vogliamo farvi del male. Tyr, indietro! Trova Reos. Chi ha ragione? Non è così semplice. E non sta a noi deciderlo. È un conflitto elfico. Ho detto la stessa cosa quando eravamo ad Alfheim. Ok. Già si può salvare tutti, vai, normale. Il ragazzo vuole essere gentile. Di qua si può passare? Sì. Apri la porta. Cazzo, apri le porte sempre. Stiamo sempre andando più vicini alla luce. Ho il tempio. Ok. Dove sta? Hanno creato un sacco di porte di luce. Fortificazioni. Già. Non vorrei che gli elfi scuri prendessero il controllo. L'angolazione sembra giusta. Pure questo fatto da sotto, che c'è però non posso aprire qui, scusami. Non ne aprivi.
penso che da lì si vada all'altare. Lo sappiamo. C'è un portiere qui. Ah, forse ho capito un poco. Ecco. Dobbiamo bloccarlo lì per poi richiamarlo. Grazie, Tyr. Figurati. Ma la cacca di mono bianco che ho capito. Ne valeva la pena. Estra di Gramo, che ma forza paletta. Oh no. Da lì non. Ah, ho capito. Un'altra cassa. Ci sta arrivando. Non ho mai visto gli antichiari avere così tanto controllo del tempio. Credo sia colpa nostra. Deve esserci un nuovo guardiano del tempio. La controparte di Svartagliofur. Il re degli elfi scuri. Ora anche lui. Ah, visto. Serve un tempismo perfetto. Serve un tempismo. Sali a terra! Chissà come creano questi punti di luce. Guardate questa statua, questi cristalli. Li ho visti anche addosso agli elfi. E allora? Che fai? No, vabbè. Quando arriva e spine tutto, distrugge tutto. È come che si crea i ponti. Arriva a scappare. Ah, quello pietra si rompe, si crea cristalli. Interessante. Ah, i cristalli creano ancora i ponti di luce e ora gli elfi chiari li indossano. Intelligente. Ci siamo quasi. Permetti? Ah, che ho luce distrugge. Fare che pure lui sa distruggere i ponti. Inizio a credere che gli piaccia vandalizzare cose. Tra un po' lo vedremo rompere anche i vasi. Continuiamo? Tiri segno il new craft. Vabbè, allora, a caso non si poteva pensare, ma c'è questo. Ok. Non mi ricordavo così luminoso. Attenzione. Ah. Vieni qua, bello. Vieni qua. Lo sai quel che stai prima, ma va bene così. Allora, qui si apre, apriamo noi, come sempre. Altro cristallo da distruggere. Un'altra porta di luce. Sullo scudo della statua c'è della pietra crepuscolare, ma l'angolazione non va bene. Ecco. Pensi sia possibile impedire agli elfi di combattere tra loro? Se Freyr non avesse abbandonato il regno, forse ci sarebbe la pace. Ora. La colpa è davvero solo di Freyr? Questa guerra ha avuto inizio molto prima di lui. Ma lui poteva guarire questo regno e porre fine alla guerra. Ha fatto una scelta. Quella sbagliata. Forse per Alfheim. Ma per sua sorella. Ma per lui. Ah, appunto. Beh, abbiamo tutti il diritto di seguire la nostra strada, a prescindere dalla destinazione. Va bene, dai, c'è. Alla fine è quello ha scelto di salvare sorella, cioè mi ha sbagliato. Wow. Sono tutti in pratica. Lo scudo si è mosso. Lassù. Ah, ok, devo forse chiudere tutte le ali per fare ciò. Sì, così. Ok, ora è giusto. E non credo come potrei distruggere le ali, ma pensavo che la pietra del crepuscolo fosse anche dietro, diciamo. Ora però dove sei? Di qua. Dove vai? Penso di qua posso tornare indietro. Dall'alto. Attenzione, era dall'alto, malizio. Perché. Ottimo lavoro! Perché non dirlo? Mamma mia. Quanta cose da fare, raga, quante cose da fare per usare questo piede crepuscolare. Per vedere 250 metri a questo distante. Senti ancora qualcosa di ferito là fuori, Trent? Sì, mi sembra. Forse è solo la tempesta. Indaghiamo. Abbiamo già scoperto una profezia segreta di una misteriosa veggente.
altri nemici? No. Lì, meglio. La camera centrale ci porterà in cima, dopo aver oltrepassato l'ennesima porta di luce. Meglio forse per me abbattere nemici più che combattere queste porte di luce. Allora, vediamo un po' come fare. Di qua si non si può scendere. Però, lì c'è la pietra. E dove è la pietra crepuscolare? C'è della pietra sonora. Ah, eccolo. Si abbina bene con la pietra crepuscolare. Non è la posizione giusta. Però. Forse se. Acceleriamo le cose. Ho deciso da fare. Acceleriamo le cose. Ah, ok. Vedi. Qui dovrebbe funzionare. E che non lo fai prima, maledetto. Io c'è un po' di blu da qualche parte. Allora. Eccolo. No. Grande. Deve fare queste cose prima. Ben fatto. Al tuo servizio. Ma è meglio, appunto, se sei il mio servizio allora fai. Ah, la luce di Alpine. Che meraviglia. Faccio l'ascensore. Credo che posso andare lì. Niente. Che succede? L'ultima volta lì dentro potevo sentire la mamma, ma ora no. La sua anima è con la luce ora, legata a essa da forze più antiche di Odino. È in pace ora, Atreus. Lo spero. Quando mio padre è entrato nella luce, ha sei detto... Sei entrato nella luce di Alfheim? Sì. Eppure sei qui, sano di mente e decisamente non ridotto in cenere. Devi dirmelo, Kratos. Cosa hai visto? Quel ricordo è solo mio. Ma per me sono passati solo istanti. A me non sono sembrati istanti. Ero in trappola. Atreus ha superato molti ostacoli per salvarmi. Posso solo immaginare. Beh, il trittico di Groa ci attende. Hai mai incontrato Groa? Molte volte. Ma era tormentata dalle visioni, perciò parlare con lei era complicato, per non dire peggio. Ci siamo quasi. Hanno cambiato un po' di cose. Ma visto? Volta c'era della roba d'Arnia qua giù. C'erano così tanti elfi scuri, io. Finora pensavo che il re degli elfi scuri. Che gli elfi scuri fossero. Tyr. Sì? Ma aiutammo la parte sbagliata. Sicuro che sia la domanda giusta. Io. Qual è la domanda giusta? C'è una parte giusta. Ecco. Esatto. Cosa ne pensi, Atreus? C'è una parte giusta in questa guerra? Io... non lo so. Allora forse non dovresti schierarti. Vedi, come diceva papà, hai visto? Comunque bello com'è. È stato un momento di... c'è stato un momento di debolezza di Kratos che sembrava cercare la luce per ritornare.
un po' nei ricordi. Sembra che quasi Kratos aneli alla morte, cioè voglio vivere. Non era l'unica donna che, a parte la prima che ha avuto, cioè lei è stata l'altra, Freya è stata tutta la seconda moglie, che proprio come ho visto nei suoi ricordi doveva prendere, quindi una storia importante e speciale per il nostro caso ovviamente. Non ce la stupissi. Boom, boom, boom. Ma che cavolo sono queste, galle Santa Monica. Comunque stiamo arrivando al nostro tempio, vediamo un po' cosa ci sarà. Cosa scopriremo qui. Io vedo che c'erano gli elfi chiari, sono entrati alla luce. Che diciamo, non che ci hanno cacati. Eccolo. Ah, ce l'avete fatta. Benvenuti. Grande Skinny, che ci fai qui? Oh, certo che no. Pensi che mi laverei così tanto le mani se quello che faccio non fosse importante? Solo una persona può sindacare su come viviamo la nostra vita. Noi stessi. È bravo, Sindri. Ai giganti è sempre piaciuto nascondere i segreti in bella vista. Guardate questo. Ah, sì. Qui Groa sta cercando il suo marito perduto. Era determinata a trovarlo, meditò per intere settimane. Sfortunatamente trovò qualcos'altro. Una visione del Ragnarok. Odino seppe della visione di Groa. La cercò e le chiese un consulto privato. Pare che non gradì ciò che gli disse. Il Bosco di Ferro è... non so cosa sia. Il mitico santuario dei giganti. Curioso. Quindi è a Jotunheim. So che alcuni giganti lo credevano, ma il Bosco di Ferro non esiste. È un concetto, un paradiso metaforico. Non è reale. Groa avrebbe chiesto di riportare a Jotunheim le sue ceneri perché la sua anima trovasse pace nella luce. Dubito che Odino abbia rispettato il suo volere. Il campione. Penso che dovrei essere... Presumi un po' troppo. Meglio non prendere queste astrazioni alla lettera. Le profezie sono ingannevoli per natura. Anche se alcune sono più chiare di altre. Il Ragnarok. Sì, la fine di tutto. Quindi è così. Non possiamo fare nulla per impedirlo. Deve esserci un modo. Se no, perché nasconderlo? Tyr, questo è ciò che abbiamo visto. Sei tu. Combatti nel Ragnarok. No, io non... non posso. E questo che cosa? Questa sì che è una novità. Asgard viene distrutto. Ma gli altri regni prosperano. Certo che ha mentito. Odino ha creduto a una falsa profezia. E allora possiamo vincere il Ragnarok. Possiamo battere Odino. Noi non siamo presenti lì da nessuna parte. Ma c'era Tyr a guidare l'attacco contro Asgard. E poi c'era l'esercito di El. E gli elfi. Il campione. Va bene. Chiunque sia non importa. Ma per la prima volta sappiamo qualcosa che Odino non sa. Noi possiamo vincere! Tyr? Non sarà una profezia a influenzare le mie scelte. Ma noi ti abbiamo visto! No, Atreus. È sbagliato. Vieni. Noi
noi dobbiamo parlare. Ci siamo. Non possiamo fermare il Ragnarok, però possiamo vincerlo. Se Asgard viene distrutto, Odino non sarà l'unico a morire. Deve esserci un altro modo. Eh sì, ragazzi, una bella profezia. Cioè, ovviamente il campione maschile Atreus, però ovviamente Kratos cerca di fermare. E quel ci siamo. Quando Kratos disse appunto a dirci siamo, in che senso? Cioè, vuole fermare qui tutto? Non sappiamo cosa hanno detto fra loro Kratos e Tyr, però diciamo la profezia è una cosa che non sa Odino e che potrebbe portare alla sua morte. Alla fine sì, il Fenrir divorerà Odino, il Jormungand sarà ucciso da Torque, però col veleno che la rilascerà uscirà anche Torque, lui certo non si aspettava, e alla fine nel Ragnarok quello vero, un figlio di Odino, di cui adesso non ricordo il nome, che non è Baldur, ucciderà il lupo Fenrir e farà rinascere il mondo con una via, una speranza. Dall'Inglese ci hanno la coppia di uomo e donna che danno vita alla nuova umanità, quindi il Ragnarok è la fine degli dei, ma porterà a una nuova rinascita del mondo. E in questa profezia è un po' simile, anche se però Asgard viene distrutta, quindi tutti gli Isildur vengono uccisi, non solo Odino e Thor, ma anche gli altri dei. Non sapevo se questo sia un buono o meno, ma sarei di fatto che Tyr non vuole, ovviamente lui anche lui è un Isil, questo suo rimanere amici, compagni, parenti, insomma non può fare ciò. Ma quello che accadrà ora, ragazzi, sarà davvero ignoto, ma vedremo cosa accadrà. Ma questo tutto questo scriviamo solo nel prossimo episodio, quindi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, notifiche dei nuovi video che usciranno, e vi ricordo di seguirmi sul canale Viola dopo le live, forse non so, ancora ci sto pensando, infatti vedete che ne parlo o non ne parlo perché c'è tanto dubbio dentro di me, ma anche su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti materiali e miei offerti. Non ci vediamo al prossimo episodio, al prossimo Terry, basta, chiudo.